Salute ragazzi, io sono Bugs Bunny, oggi ci troviamo nell'episodio 6 di Pokémon Cristallo. Ci siamo lasciati all'entrata dell'ultimo percorso prima di raggiungere la prossima città. E dobbiamo sfidare alcuni allenatori. Ecco, sì. Abbiamo questa squadra, la nostra squadra, che è composta dal Fucilatro, che è al 23, e Poliswag al 20. Ho letto varie informazioni, insomma, un po' sui Pokémon, un po' dove trovarli. E ho quindi concluso che Zompi ufficialmente non farà parte del nostro team, ma sarà solo usato per usare Taglio. Sfidiamo questo allenatore. Vado avanti veloce perché tanto ha 4 Pokémon, dannazione. Cambiamo con Poliswag. Usiamo Bolla. Beh, dicevo, non useremo Zompi perché i Pokémon d'erba in questa versione scarseggiano, ma io ho trovato quello ideale. Lo troveremo più avanti. Beh, non molto più avanti. Però da un po', ecco. Quindi Zompi, appena non avremo più bisogno di Taglio, quindi tra poco comunque, lo toglieremo di mezzo. Qua c'è un altro allenatore, Panzone, pelato anche, proprio è andata male. E fidiamo anche lui. È un Pokéfan che schiavizza i bambini per mettere dei costumi strani, tipo stile Five Nights at Freddy's. Proviamo botte in testa, guardate che danno fa. La Snubbull, che adesso è diventato di Pokémon folletto, ma principalmente era solo di tipo normale. E secondo la descrizione Pokédex, sembra un Pokémon che sa qualcosa di cattiveria, ma in verità è timido e anche affettuoso. Abbiamo battuto anche quest'altro. Quindi gira su se stesso. Guardate se vado avanti veloce come fa. Ok, qua c'è un'altra ancora. Ovviamente potrebbe anche non servire fare tutti gli allenatori, ma ho deciso di farli perché comunque avere Pokémon sempre di livello abbastanza elevato rispetto... rispetto agli altri. Agli altri allenatori è sempre meglio comunque. Avevo un Hoppip. L'abbiamo distrutto. Siamo al 24. Ha un altro Hoppip. Non metto Poliswag perché questi sono di tipo erba. E lo bruciamo ancora. E infine un Bulbasaur. Che Bulbasaur sarebbe comunque... Guardate, rispetto ai pochi che ci sono di tipo erba, sarebbe l'opzione quasi migliore. Comunque il Pokémon che ho scelto credo che sia Execute. Abbiamo battuto anche Gina Picnic Girl. E andiamo avanti. Un altro allenatore ancora. Bene, chi ha questo? Monkey. E allora noi mettiamo Poliswag. Che è quasi salito al 21. Ok, è salito al 21. Non impara mosse. Al Diglett. E ancora Poliswag. Battuto Sparta, come mi sembra si chiami. Questa è un posto, la pensione Pokémon, dove noi possiamo lasciare i Pokémon. E loro ce li alleneranno, in poche parole. Adesso apriamo un attimo il PC per analizzare un po' i Pokémon che ci sono all'interno. Allora, ci sono, c'è Spinarak, Onix, Togepi e Noctowl, perché mentre cercavo questo Pokémon, che Execute, ho trovato Noctowl al 10 e mi è pensato fosse una cosa buona catturarlo. Non lo terrò in squadra, ma comunque l'ho catturato, perché Noctowl al 10 è buono. Detto questo, usciamo. Allora, questa è una guardia. La guardia di giorno non ci attacca, cioè non ci combatte, la notte invece sì. Infatti ne approfittiamo perché sennò dovremmo aspettare un'altra notte. E non è bello. È un Growlithe, mi pare. Sì. Growlithe è un altro dei miei Pokémon preferiti di tipo fuoco. Ma comunque. Poi. Devo cercare. Ma perché ho usato Braciere? Non lo so. Ho sbagliato. Morso, ah. Buono. Ma noi mettiamo Poliswag. Morso. Ottimo danno. Ma noi con il pistolacqua lo facciamo fuori. Anche un brutto colpo. Ottimo. E battiamo Vasco Poliziotto. Adesso è rimasto l'ultimo, che sarebbe questo qua. Ma stavolta non sbaglio e metto prima Poliswag. Lui ha uno Psyduck se non sbaglio. Sì, infatti. Anche al 14, quindi anche di livello notevole. Usiamo gli Ipnosi. E infine usiamo a Raffica doppia sberla. Ecco fatto. Battuto anche questo Psyduck. E siamo arrivati finalmente a Fiordoropoli. Questa città è tra le più grandi. Andiamo subito a curare i Pokémon. E una particolarità di questa città è il Centro Market. Che non è un Centro Market qualunque. È un centro commerciale assurdo. E dove si trova di tutto. E adesso infatti lo andiamo a visitare perché... ci sono veramente parecchi piani con ognuno
Ognuno cose, appunto, specifiche. Ok, questa è l'entrata. Là c'è l'ascensore, ma noi prendiamo le scale perché dobbiamo tenerci in forma. Saliti. Ecco, questo è il primo piano dove ci sono i normali tizi che vendono pozioni, mega ball. Quindi lasciamo stare. Un piano sopra, andiamo qua. E qua c'è un altro. Stavolta lì ci vende tutte quelle cose, le velocità X, attacco X, super guardia. Vabbè, che non servono, che non usa nessuno. Chi è che le ha mai usate, cioè? Infatti questo piano forse è più inutile. Mentre andiamo qua, questo qua, ha tutte le cose riguardanti oggetti per potenziare le statistiche dei Pokémon. E questi sono molto utili, però costano tantissimo. E noi con le cifre là che costano non le abbiamo ancora. Poi questo mi sembra l'angolo MT e barra... No, l'angolo MT, esatto. Non ce ne sono molto, ce ne sono solo 4, che sarebbero tuono pugno, fuoco pugno, gelo pugno. Non lo so. Metti 02, forse... Forse è botti in testa? Non... Sì, botti in testa. Sono comunque mosse utili, che però non prendiamo perché non abbiamo ancora i soldi. C'è anche questo piano dove si distribuiscono bibite, tipo gassosa, che sono un poco più utili delle super pozioni. E qua c'è il terrazzo, che sembra fluttuante nel cielo infinito. Adesso prendiamo l'ascensore per tornare al piano terra e vedere il resto della città. Piano terra. Ok. Scusate il piccolo taglio, ma si è giunto Bip Bip. Buongiorno a tutti, ragazzi. Mi ha chiamato su Skype nei momenti più adatti. Pubblicità al Samsung. E noi intanto andiamo dove dovevamo andare. Non di qua, perché non dovevamo andare di qua. Dobbiamo andare qua sotto, nell'angolo più remoto della città, dal marcio. Entrare qua dentro. È un negozio di bici. Questo poveraccio sta fallendo. E noi dovremmo dargli una mano prendendo la bicicletta andandoci in giro. E te la regala poi. E ce la regala. Mi serve per più o meno fare pubblicità. A questo punto con la bici potremmo evitarci un po' di andare avanti veloce, almeno quando andiamo in giro. A me non piaceva andare in giro con la bici, andava troppo veloce. No, secondo me no. Ok, come vedete va molto più veloce, l'equipaggiamo. Qua c'è la stazione che non ci interessa, e qua la torre radio, che è più o meno assediata dal Team Rocket, quindi solo i primi due piani sono disponibili, perché ciò adesso non ci serve. Anzi, in verità sì. Entriamo un po'. E parliamo con questo tizio, che è uno show del numero fortunato, in cui in pratica vinciamo dei premi, cioè il numero una cosa strana, 50-106, corrisponde, ci ho messo in suspense, silenzio imbarazzato, va. Ok, ci ha pensato parecchio, eh. Peccato non hai vinto nulla. Vabbè. Che stronzo. Ok, adesso usciamo da questo... da questa torre radio. E... che è rimasto da vedere? Vediamo. Ah, questo è il casino. Oddio, il paese no. Dei balocchi. Dalla terza generazione il casino l'hanno tolto perché le mamme arrabbiate che danno ai bambini di 3 anni. È un gioco d'azzardo, li fai diventare scemi. Adesso mio figlio vuole... commettere tutte le sue biberonne in monete d'azzardo. Sì. Solo che ci serve il salvadanaio per giocarci e non andiamo a prendere. Così però. Il salvadanaio si trova nei sotterranei dove siamo appena entrati. Qua ci sono parecchi allenatori, tra cui questo tizio. Andiamo avanti. Mannaggia, volevo lisciarlo questo. Quella pokebolla che vedete sarebbe il salvadanaio. Ma riusciremo a... Oh, un Lickitung! Al 12. Io adoro Lickitung. Pure se è un Pokémon normale, non ha nulla di che, le sue mosse non sono troppo dannose. Mi piace perché è bello. Io da piccolo facevo le carte, no? E chi c'era Lickitung era tipo troppo figo. Fammi indovinare, tu avevi Lickitung. Esatto. Sì. Dovrebbe dare una quantità abbastanza notevole di esperienza. 300 in sì, dai, non è male. Non è proprio così tanto, ma... abbastanza abbiamo molto. Battuto questo poco fanatico. E riusciremo a prendere il salvadanaio? L'abbiamo preso? Sì, l'abbiamo preso, ok.
Tagli i Pokémon a qualche capello. Ok. Questo qua è uno di quelli tipo i mercanti ambulanti. Il salone Pokémon. Sono il più giovane e meno costoso dei fratelli capelli. Posso rendere splendidi i tuoi Pokémon per soli 300? Che ne dici? No, perché purtroppo nessun Pokémon dei nostri che abbiamo tuttora si evolvono tramite felicità. Però vabbè, la felicità serve a qualcosa pure comunque, non si evolvono per felicità, penso. No. Sicuro? Battiamo questi ultimi due allenatori, tagliamo un pochetto. Ok, tanto. Battuti, Poliswag è salito al 23. E usciamo dall'altra parte del sotterraneo che si trova esattamente dietro la torre radio. Adesso torniamo a curare i Pokémon e andiamo un po' a visitare la palestra, che è l'ultima cosa che è rimasta. Quindi curiamo in fretta i Pokémon. E andiamo. Cioè, ci sarebbe ancora qualcosa, ma lo affronteremo dopo la palestra. Eccola qua. Questa palestra è tipo normale e la capopalestra è quella che ha fatto più dannare tutti gli allenatori. Cioè, anche i più esperti a volte cadono sotto il rotolamento di quel Miltank disgraziato. Sì, è vero. Tutti lo odiano. Iniziamo. Questi Pokémon ci saranno. In questa palestra ci saranno Meo, Sintret. Questa tipo ha 3 Sintret, mi sembra. Di livelli molto alti. Poi. Un po' alto nel 9. Ce n'è uno al 16. Tu c'hai il Poliswag Galileo 23. Ecco, già questo al 13. Questo al 17. Già, ah, servono. Okay. 3 pistole acqua, ci ho usato sfuriate. Guardate i danni pazzeschi che ci fanno. Cioè, sono dei Sintret, dannazione. Dobbiamo curare. Con la super pozione. Il nostro Poliswag. Ma gli altri Pokémon non più lo stanno. Sono. È rimasto. Cioè, sfucilato lo che è al 24. Ah. E poi. C'è zombie che però non uso. Che comunque. È al. 6. Sono tutte o bellezze o pupe. I Pokémon normali attraggono le pupe. Poi Meowth al 16. Giorno di paca. Oddio, cosa fa giorno di paca? Non ricordo. Dimmelo io. Non è mica che mi toglie i soldi, vero? Ne ha pure un altro, ruggito. Fortunatamente pistola acqua, ma è attacco speciale, quindi vai. E giù questo Meo. Miao. 1400? Ah, sì, esattamente. Beh, in effetti quella pizza è veramente carina. Ok, sto tornando indietro solo per vedere se c'erano altri allenatori. No, non c'erano. Quindi possiamo entrare. Comunque, questa palestra, a questa grandezza non si può notare, ma è a forma di Clefairy. Wow, non lo sapevo. Ok, sono rimasti tipo due allenatrici. Una questa che c'ha Snubbull. Come abbiamo già detto, in verità è un Pokémon carino e affettuoso. Solo che ci spara i raggi laser e ci blocca e ci paralizza. Carino e coccoloso. I cartolini che sparano raggi laser. Ok, dovremmo avere un antiparalisi, spero. Anzi, usiamo la bacca antiparalisi. Perché ce la togliamo di mezzo. Adesso è rimasta questa ultima allenatrice. E quella laggiù è la capopalestra. Okay. Questo è un Jigglypuff, speriamo che non usa canto. E no, siamo a Yoto! Ok, basta. Sono al 24, quindi manca un solo livello. Quindi, ecco, ho usato canto, mannaggia. Oh! Sta facendo. Cioè, ti sta togliendo qualsiasi funzione. Ok. Abbiamo battuto anche quest'altro Jigglypuff. Ma ne è un altro ancora. E stavolta ti addormenti tu, disgraziato. Ti veniamo a pedate. Ma perché non aumenti pure un po' il livello di difficoltà, te lo puoi dire? Perché voglio fare evolvere Poliswag.
Ok, però con 15 di vita non si può battere un cavolo extra, soprattutto se è questo. Quindi ci vediamo tra poco. Ok, rieccoci, come vedete, ho curato Polisot. Mi siamo pronti ad affrontare il capo palestra. Usare ipnosi sarà molto essenziale, soprattutto su Miltank. Questa capo palestra mi sembra che è più una ragazzina in atteggiamento. Il suo primo Pokémon è un Clefairy al 18. Sì, che poi non, se non sbaglio il dialogo dopo che l'hai sconfitta si mette a piangere, no? Sì. Cioè, addormentiamo Porco. Clefairy perché non voglio arrivare a Miltank senza aver perso vita. Mannaggia, perché parlo? Sconfiggiamo il fuoco con il fuoco. Dai, un altro, ok. Brutto colpo pure. E abbiamo battuto il primo, abbiamo 53. E l'altro che è rimasto è Miltank, livello 20, con rotolamento che potente distrugge qualsiasi cosa. Quindi se non lo addormentiamo siamo praticamente spacciati. Porca miseria. Porca miseria. All'inizio non fa molto danno, ma aumenta mano a mano. Dannazione! Oh! Ci è mancato poco. Un altro colpo e sarebbe morto. Adesso usiamo più pisto. Il problema pure è che ha tanta vita. Si è svegliato subito e ha usato pestone. Disgraziato. No, E ora questo mandiamo a non fucilatelo. Facciamo più danno che possiamo. Botte in testa. Che rotolamento. Oh, brutto colpo. Finalmente le cose. Ma porca. sono andati nei versi Guardate, giusti. guardatelo. C'è anche innamorato, quindi. Allora, rotolamento è oltretutto anche super efficace con noi. Ok, Siamo adesso dove. bravo, fucilatelo. È un amore impossibile. Lei è grassa. Tu Rotolamento, invece sei stato guardate, già giusto. solo al primo colpo toglie 12. In tre colpi siamo morti. Se lisciamo adesso abbiamo perso praticamente. Bravo, fucilatelo, bravo! No, no, non mi ucciderlo, cavolo! Ha fallito. Ha fallito, però adesso. Ok, abbiamo una speranza, una speranza. Bravo, bravo, bravo! Un amore impossibile! Un amore impossibile! Uccide qualcosa col quattro tette! Sì! Una mucca, Ce l'abbiamo una fatta. mucca, tutte le mucche hanno quattro Non è tette. una mucca, è un Pokémon. Abbiamo Non ho sconfitto fatto. Chiara. Che si mette a piangere. 2000 soldi, mamma mia, quanti? Ecco. Uè, uè. Adesso se noi ce ne andiamo, cioè dobbiamo andarci, insomma. Mentre ci ferma, così ci ferma lei. E ci dice di riparlarci. Perché, scusa, la medaglia? E ci abbiamo quindi la medaglia piana. Nome molto sensato. Adesso possiamo usare forza, anche se non lo riceveremo tra proprio istantaneamente. E inoltre c'è un MT contenente forse attrazione? Mi sembra sì, ecco. Mi piaceva attrazione. A Bip Bip piacciono le attrazioni. Ben usciamo da qui. Quanto tempo è passato? L'hai fatta diventare una frase perversa, vero? Non è una bella cosa, Giulia, non è. Scusate il piccolo taglio, ma Bip Bip ha detto una parolaccia. Come al suo solito, un grande volgare. Adesso andiamo al centro Pokémon. Al centro Pokémon, ecco, ci curiamo i Pokémon. E terminiamo qui l'episodio perché sta già durando parecchio. Spero che il video vi Sì. sia piaciuto. Nel prossimo ce ne andremo da questa città e faremo tante belle cosucce. E forse aggiungeremo un membro alla nostra squadra. Ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti ragazzi. Ciao.